Grazie di avermi invitato. Del libro sono già state dette tante cose, soprattutto abbiamo visto il bel video che è un complemento utilissimo per questa discussione intorno a quest'operazione editoriale, su cui vorrei dire una cosa preliminare. Nel mondo della ricerca storica, della ricerca sociale, i libri, i contributi fatti di biografie sono molti. E quando ho cominciato a leggere questo libro me ne sono venuti in mente due. Uno è Il mondo dei vinti di Vinuto Revelli e l'altro è La città dell'acciaio di Sandro Portelli. Li cito non perché siano dei libri che trattano una questione così attinente a quella di cui parliamo oggi, ma per riportare il tema a una metodologia. Questi due volumi usano la biografia in un modo diverso. Nuto Revelli usa le biografie che raccoglie smontandole e rimontandole intorno a dei temi comuni, quindi interpreta il materiale biografico in un modo che è quello suo proprio, mentre Sandro Portelli prende le biografie e ce le riporta in modo integrale. Certo, quando si affronta un libro come quello di Portelli si è un po' più in difficoltà, perché sta a noi come lettori trovare un filo conduttore e dare un'interpretazione. La scelta è stata fatta dagli autori di questo, dal curatore di questo volume e da chi ha raccolto le storie, è stata questa seconda, quindi più nella linea Portelli. E allora questo significa che il lettore di fronte a questo libro è sollecitato a dare la sua interpretazione, quindi ognuno di noi leggerà in queste storie, che sono inevitabilmente storie soggettive, la propria storia. Le leggerà a partire dalla propria sensibilità, dal proprio vissuto, dalle proprie curiosità, dalle proprie domande. Io personalmente, vi posso dire una breve nota biografica, quando ho ricevuto il libro l'ho dato al mio babbo. Il mio babbo ha 86 anni, viene da un mondo contadino, poi è andato a lavorare nell'industria e poi nel terziario, perché mi faceva piacere capire cosa lui trovava all'interno di queste storie, e lui mi ha riconsegnato in modo molto diligente una lunga relazione di tante pagine in cui mi dava la sua lettura, che è un po' diversa dalla mia. Quello che io ho trovato, quindi ho detto questo perché voglio precisare che non è che parlerò di tutto il libro, dirò quello che il libro ha suscitato a me, e credo i punti sono sostanzialmente tre. Il primo è quello che riguarda il metodo della testimonianza e del racconto autobiografico. Vi ripeto, c'è tanta letteratura, ci sono tante esperienze, però forse perché vengo qui anche come presidente dell'Istituto Gramsci Toscano, mi fa piacere leggere il tema, diciamo, l'approccio biografico come un mezzo per dare voce. Attraverso la narrazione personale i soggetti possono dar voce e alla loro esperienza di lavoro, di solidarietà, di sofferenza, di sopraffazione, hanno la possibilità di esprimersi uscendo quindi da quella dimensione di subalternità in cui spesso il rapporto di lavoro, ma anche la mancanza di cultura, la mancanza di luoghi in cui narrare la propria esperienza, li aveva confinati. E da questo punto di vista noi abbiamo storie molto diverse che ci raccontano di questa soggettività molto diversa, che ci raccontano di questa uscita del modo in cui si è svolta il percorso biografico. Forse per legarmi un po' all'intervento che ho fatto stamattina in un altro convegno dove peraltro Paola era presente, forse per deformazione professionale, a me hanno colpito molto i racconti delle donne. Mi ha fatto piacere poi vedere la selezione che è stata fatta anche nel filmato, perché credo che la possibilità di dare alle donne voce, di dar voce alle loro esperienze, rappresenti un modo ancora più forte di lottare contro questa dimensione della subalternità, perché nel mondo del lavoro contadino, così come nel mondo del lavoro industriale in parte, le donne hanno spesso vissuto una doppia situazione di subalternità. E da questo punto di vista abbiamo tre storie molto diverse. Abbiamo una storia che è quella di Alfonsina,
Borghesini, scusatemi, almeno puntate i nomi, magari non li ho messi bene, Borghesi, detta Tosca, che ci parla di una storia in cui l'esperienza professionale è un'esperienza fortemente legata alla dimensione domestica, quindi in cui si vive questa commistione fra l'essere casalinga, donna di casa, come si voleva allora. C'è un passaggio in cui si dice: ma era normale che per le ragazze il destino fosse quello di stare a casa, però era uno stare a casa non inoperoso e non solo rivolto a svolgere lavori di casa, ma a realizzare, a ricamare, a farlo in modo appunto all'interno di una dimensione familiare per il mercato, con una definizione, un riconoscimento però dell'attività lavorativa del tutto marginale, sia da un punto di vista retributivo che da un punto di vista poi contributivo. E da questo punto di vista la storia mi sembra emblematica nel narrarci un mondo non solo di diritti mancati, ma anche di difficoltà a riconoscere la differenza che c'è tra il lavoro fatto nell'economia informale e quello fatto per il mercato. La seconda storia ci parla di un'esperienza molto diversa, dove il lavoro esce dalle mura domestiche e si fa organizzato. Si fa organizzato e si fa organizzato all'interno di un luogo di lavoro di altro, che è quello dell'industria farmaceutica. Abbiamo quindi questo passaggio dalla campagna alla città, fatto in un modo anche molto inconsapevole. Peraltro qui ritorno un po' alla nota biografica. Quando discorrendo con il mio babbo del libro, lui mi diceva: sì, sono belle le storie, sono importanti, però, se sai, mentre leggevo mi dicevo: ma le persone che poi hanno narrato, quando vivevano quelle esperienze, non sapevano come sarebbe andata a finire. E questo è vero, e nell'esperienza, secondo me, della seconda storia di Fiera degli Innocenti, il significato pieno di questo passaggio dalla città e dalla campagna alla città, che noi oggi parliamo, abbiamo imparato a conoscere, a dargli, attribuire un significato, delle implicazioni sociali, non sembra così percepito. Era così, prendere un'occasione che passava in quel momento. Ma è un'occasione molto importante, è un'occasione in cui il lavoro diventa un'esperienza che caratterizza l'intero arco della vita, che diventa una missione, diventa un impegno civile. È bellissima nella testimonianza che viene raccolta il riferimento che viene fatto a una questione, secondo me, centrale, alla necessità di guardare nel momento in cui si è in fabbrica e ci si occupa dei lavoratori, si diventa delegato sindacale, a guardare a tutte le componenti del lavoro presenti in impresa. Lei parla delle esigenze diverse che avevano gli operai, ma anche i ricercatori, ma anche gli impiegati, e quindi della sfida che già allora, e sappiamo bene anche oggi, il sindacato ha rispetto alla capacità di dare rappresentanza a tutte le diverse voci, a tutte le diverse componenti che ci sono sui luoghi di lavoro e all'interno delle organizzazioni. La terza esperienza, quindi quella del sindacato come esperienza nuova e centrale nella vita di questa seconda biografia. La terza è quella di Anna Maria Ferruzzi, dove siamo di fronte a un percorso che non è solo di passaggio dalla città, dalla campagna alla città, ma è un percorso, e non è solo un passaggio dalla dimensione agricola a quella industriale. È un passaggio dalla dimensione agricola a quella del terziario, ma è un percorso anche di mobilità sociale ascendente, fortissimo, quindi di passaggio da una società contadina al mondo dell'istruzione. E in questa testimonianza io ho ritrovato, diciamo, un percorso biografico che avevo ritrovato già in una ricerca fatta molti anni fa sulle donne che negli anni nate intorno agli anni 50, che avevano fatto studi superiori soprattutto nell'ambito dell'insegnamento e che si erano trovate a appunto sperimentare questo forte percorso di mobilità, di ascesa sociale, e quindi a maturare anche aspettative, desideri, punti di vista completamente diversi. E quindi è bello anche vedere come l'esperienza passata
viene reinterpretata da questa donna che ha acquisito un capitale culturale, una capacità di interpretazione molto diversa rispetto alle sue origini. E quindi qui mi leggo al secondo punto: le narrazioni biografiche non ci consentono solo di dare voce, ma ci consentono anche di dar conto, di testimoniare quelli che sono stati i meccanismi sociali che hanno caratterizzato le diverse epoche, quindi il passaggio da un mondo rurale a un mondo industriale, da un mondo industriale a un mondo terziario, ma soprattutto di quelli che sono stati i meccanismi di riproduzione sociale di questi mondi, e lo vediamo attraverso le storie delle persone. E qui, e mi avvio alla fine perché voglio lasciare assolutamente spazio anche agli altri interventi, si lega il terzo punto, e il terzo punto diciamo non può che essere introdotto dall'ultima testimonianza. L'ultima testimonianza è un po' una nota amara, a mio avviso, che chiude questo volume. È una nota amara che ci lascia anche un po' con la voglia che ci sia un seguito di questo libro, perché la storia di Abbi, che tristemente non può mettere il suo nome, è una storia piccola, un po' ipotrofica rispetto a tutto quello che vorremmo sapere invece dell'esperienza di questo giovane laureato che si trova a fare il cantiniere in modo precario. È un'esperienza in cui quegli stessi meccanismi di riproduzione sociale che avevano consentito il passaggio, il maturare di esperienze all'interno del mondo del lavoro e della società sembrano essersi inceppati. E a mio avviso la chiave di lettura un po' che lancio qui anche come tema di discussione, confidando anche nella possibilità che Maurizio possa riprendere questo tema, credo che al centro di questo volume si ponga una questione che è quella della solidarietà. Cioè, le storie ci parlano di un mondo in cui un mondo contadino in cui la solidarietà aveva delle modalità di esprimersi e delle logiche che cambiano, poi non scompaiono ma mutano nel passaggio al lavoro industriale, che diventano poi ancora altre nei percorsi di mobilità sociale sperimentate appunto anche attraverso l'istruzione, ma che oggi, e che quindi diciamo assumono una dimensione che è prima privata all'interno della comunità e della famiglia, si parla di rapporti di vicinato, di solidarietà fra famiglie, contadine, fra famiglie mezzadre. Poi assume una dimensione, ovviamente anche una dimensione comunitaria, per diventare poi una solidarietà organizzativa, ma soprattutto una solidarietà istituzionalizzata attraverso l'azione del sindacato. Ecco, la storia di AB, credo che al di là di qualunque altra considerazione, noi vediamo questo sbriciolamento, questo sgonfiamento della dimensione della solidarietà, e quello che percepiamo è l'enorme solitudine di questo giovane lavoratore che si trova a sperimentare non solo una precarietà della sua esperienza professionale, ma si trova anche sostanzialmente abbandonato, o si percepisce abbandonato rispetto a questa trama di relazioni che possono essere private, comunitarie, ma anche istituzionalizzate, che a partire dall'esperienza lavorativa consentono all'individuo di riconnettersi a una dimensione più ampia. Io mi fermerei senz'altro qui e vi inviterei naturalmente a leggere il libro. Grazie.